sicuramente si fa questo sforzo per valorizzare, per cercare di rendere pure più fruibile la nostra città. Io apro più di una parentesi, io non sono mai stato convinto, lo dico qui, ma l'ho detto anche in altre sedi, magari su questo Lorenzo non abbiamo la stessa idea. Io a questa politica quasi del proibizionismo che tende a dire a Ciampino se si dorme basta è meglio, no? Che poi è pure la richiesta che fanno i ciampinesi molte volte, per la verità. Tutti dicono, io siamo partiti sempre da questo principio, Ciampino non deve essere una città dormitorio, su questo abbiamo costruito chissà quanti programmi, poi se c'è qualche cosa che disturba il sonno dei ciampinesi, tutti dicono ritorniamo indietro, questo non è un... Però io ho l'idea che noi, per evitare che il traffico attraversi Ciampino, io penso che un conto è questo, che è un tema che esiste e che va considerato. Un conto, Stefano parlava della possibilità di utilizzare anche l'area del liquido, un conto è prevedere, programmare, noi lo facciamo oggi, ma ovviamente per un futuro che neanche è così prossimo, immediato, un conto è programmare un attimo come si debba vivere in questa città. È chiaro che se i flussi di traffico sono tutti esterni al centro abitato, poi sarà difficile pretendere che possa funzionare l'attività, l'offerta commerciale. Se l'atteggiamento che si ha per la sosta è un atteggiamento che tende soltanto a far cassa con il comune, per carità, l'esigenza la sappiamo, i comuni si trovano in difficoltà, è chiaro che questo però avrà degli effetti su... Poi tra l'altro c'è il problema che Ciampino, per la sua collocazione, bisogna pure evitare che diventi il punto di sosta di tutti i vendori dei castelli che prendono il treno, quindi sono problemi reali, pure molto complessi, ma vanno affrontati nella loro complessità, ma secondo me vanno affrontati con l'idea che se funziona il commercio, se la città vive, se appunto non si spengono le vetrine, abbiamo tutti da guadagnare. Ma poi perché? Perché se funziona il commercio è perché dobbiamo tenerla più bella, perché se una città non è bella, non è attraente, difficilmente uno va lì e compra qualche cosa. E il fatto che si diceva cominciano ad esserci operatori commerciali che comprano i negozi, è cosa che noi sappiamo, che è risaputa, comincia ad esserci questo, ma questa penetrazione non c'è solo a Ciampino, cioè, è cominciata da Roma e comincia ad estendersi. Non c'è nulla, diciamo, di tipo, non c'è nessuna pregiudiziale anche di tipo razzistico su questo, non è di questo che si tratta, però quel tipo di commercio è un commercio che dimostra che c'è un degrado, perché si vendono cose che sono molto, molto poveri. Cioè Ciampino invece storicamente, anche rispetto ad altri comuni, è riuscito a mantenere una buona rete di distribuzioni, commercio di qualità, anche con grande fatica dei commercianti, però è una città dove sostanzialmente la gente è riuscita a trovare un po' di tutto, anche di cose buone, di qualità, e dobbiamo metterci, credo, su questo livello. Io insomma credo che dipende poi da, come dire, dalla volontà di tutti. Io mi sono incontrato con Pellone, ho posto questa questione, mi sembrava pure un po' strano che di questo tema non si parlasse, non ci fosse conoscenza di questo fatto. Io penso che sia bene conoscere quello che accade intorno a noi, discuterne, è bene confrontarsi con le altre istituzioni. Io non darei per scontato che tutto ciò che possiamo dire tanto non verrà ascoltato e non verrà considerato. Se c'è la volontà si potrebbe anche costituire un coordinamento per provare a parlare, naturalmente oltre al lavoro che farà l'amministrazione comunale, il lavoro proprio, perché su questo nessuno vuole discutere, c'è una linea che l'amministrazione dovrà scegliere e lo farà nel confronto delle categorie. Penso però che se la scelta che farà l'amministrazione comunale e che faranno le categorie sarà sostenuta anche da un'iniziativa dei cittadini, da una presenza dei cittadini, da una partecipazione dei cittadini, noi se pensiamo che questa cosa non ci va bene avremo più forza per poterlo sostenere, se pensiamo che quella cosa va cambiata avremo più forza per chiedere che venga cambiata, se pensiamo che quella cosa si può fare soltanto a determinate condizioni che sono quelle che sono utili alla nostra città avremo più forza per determinare le condizioni. Quindi questo è un po' quello che volevo dirvi. Da parte mia naturalmente la disponibilità a fare quello che posso, mi dispiace solo che non ci sia una presenza degli assessori regionali, perché tra l'altro in condizioni come queste dove ci sono le regioni c'è molta più sensibilità da parte degli assessori regionali ad essere presenti, ma è stata proprio una giornata da questo punto di vista sfortunata. Potremmo rimanere così, noi siamo, io per quello che mi riguarda sono disposto anche dare il mio contributo, e quindi se l'associazione di categoria, perché il problema, come giustamente ha detto Pellone, non è neanche solo di Ciampino, così come quando è stato messo in campo nome di Ciampino, la preoccupazione non è stata soltanto esclusivamente del comune di Ciampino, se vi ricordate furono 17 sindaci che si opposero
contro questa scelta, perché si capisce che questa tentazione di allargare, di trasferire problemi oltre il confine del comune di Roma, oltre la Corte, può toccare tutto, perché Roma confina con, non so, arriva fino al lago di Bracciano Roma come confine, arriva comunque il comune di Roma nel contesto provinciale. Quindi questa preoccupazione è una preoccupazione che hanno tutti gli enti locali, che naturalmente hanno anche le organizzazioni che in questo caso rappresentano il settore del commercio. Un ultimo punto volevo dire, a me poi una questione mi piacerebbe pure un po' discutere, ma tutti questi centri commerciali, ma siamo sicuri che servono, siamo sicuri che corrisponde questa scelta soltanto ed esclusivamente ad una logica di mercato, cioè vendono molto, la gente va soltanto lì, c'è una grande attività economica per cui si costruiscono, perché danno una risposta a questa richiesta dei cittadini. A me pare che comincino ad esserci una serie di indagini di mercato che ci dicano che le cose non vanno più così, perché adesso c'è un'esagerazione, cioè, vediamo, da noi ne hanno aperti tanti. Quando io ho fatto quell'interrogazione, avevamo quelle perplessità, non c'erano tutti i centri commerciali che ci stanno adesso, a maggior ragione quelle ragioni sono allora probabilmente più forti. Non è questo il caso, assolutamente non è questo il caso, perché abbiamo saputo, abbiamo capito, sappiamo qual è la genesi di questa attività imprenditoriale. Però a volte dietro al centro commerciale si nasconde anche un'attività che tende a mettere in chiaro delle risorse, dei finanziamenti che tanto chiari non sono. Non so, qualche tempo fa, qualche mese fa, è apparsa la notizia che il vero proprietario di Despar, che è una forse la più grande, era Matteo Denaro Messina, il capo di quel momento di Cosa Nostra Catanese, no? Non è, purtroppo viviamo in questo paese e sappiamo come stanno le cose, no? Dico, perché molte volte si aprono questi centri commerciali, non è che si ha l'impressione che lì si facciano grandi affari. Ci sono degli operatori che vanno lì dentro, comprano non uno spazio, ma non comprano l'esercizio, perché la proprietà rimane a chi costruisce, la prendono in gestione a caro prezzo e dopodiché sono costretti ad uscirne con le ossa rotte, perché non c'è un'attività, o comunque perché i prezzi che vengono previsti per la concessione di questi spazi sono prezzi da capestri. Quindi diciamo, il vantaggio non è per la comunità, non è per i commercianti che vanno lì dentro, a parte i grandi marchi e così via, il vantaggio è solo per chi costruisce. E molte volte si costruiscono questi centri commerciali e poi rimangono, come avviene anche per altre strutture pubbliche, delle cattedrali del deserto, centri che stanno lì a dimostrare quello che stavamo dicendo, ma anche un'assenza purtroppo di programmazione. Io penso che noi la programmazione di quello che deve essere la nostra città la dobbiamo fare noi. Se questa programmazione interferisce con le scelte di altri comuni, dobbiamo pretendere che questa programmazione venga rispettata. Con il comune di Roma, nella zona di Viale Kennedy, ad esempio, c'era un progetto comune, poi non ha fatto grandi passi in avanti, c'è un'area che sappiamo ha bisogno di una riqualificazione. Insomma, un conto è dire fai il centro commerciale sulla sorgente acqua, un conto è dire fai il centro commerciale sulla sorgente acqua tenendo conto pure dell'esigenza della riqualificazione di Viale Kennedy. Io, se dovessi stabilire una priorità, prenderei di più in considerazione la riqualificazione di Viale Kennedy, per quello che significa, perché c'è uno degli accessi principali, forse il principale della nostra città, c'è quella strada che non c'ha neanche una luce, che è pericolosissima, ogni tanto quando escono dal Palacavicchi qualche povero giovane rimane sotto alle macchine. Cioè, io credo che dovremmo un po' riapprovarci di questi temi. L'iniziativa di questa sera serve a lanciare da questo punto di vista un sasso nello stagno. Io sarei contento se, oltre che lanciare un sasso nello stagno, ci fossero anche iniziative successive che dimostrassero una ripresa di volontà, di partecipazione, che è sempre fondamentale per riprendere i panni destini della città. Grazie.